La classe vince il gruppo con un'altra domenica da protagonista, il numero 10, Antonino Branca. Bravo, 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 ancora una volta 1,51 in seconda manche, 1,51,2 in terza, era 1,51,2 senza vinilo anche nella prima, quindi una prestazione costantemente di alto livello. Bravo ad Antonio. Classifica assoluta, decima piazza per il numero 34, Agostino Ferrara. Nono assoluto, il numero 22, Giuseppe Messina. Ottava posizione finale per il numero 6, Eugenio Scareggio. Settima posizione assoluta per il numero 5, Sergio Bertolami. Sesta piazza per il numero 9, Gaetano Biria. Quinta posizione per il numero 2, Giovanni Greco. Quarta posizione assoluta per il numero 1, Domenico Chirico. E andiamo alla top 3, al podio assoluto, gradino basso del podio per il numero 10, Antonino Branca. Seconda piazza assoluta per il numero 7, Gaetano Rechichi.
Attenzione, un attimo di suspense, signori, ritroviamo nei nostri appunti anche un importante, la coppa del vincitore che tra un po' vi andremo a dire, offerta da, a memoria, vado a memoria, Rocco Morabito, e Mimmo Giustra, Tano Paladino, Lillo Perrone e i signori Aloi e Cosoleto. Vince, anzi torna a vincere, un vero serial winner della storia della velocità fra le postazioni, ancora sulla sua Elia, di nuovo col motore 1000, dopo tante sfortune torna a sorridere e lo fa fra Gallico e San Batello, il numero 8, il vincitore dello slalom fra Gallico e San Batello, Mimmo Politti. Grazie, grazie a tutti di essere stati in nostra compagnia e complimenti. Speriamo vi siate divertiti, ma giudicate dei sorrisi, penso proprio di sì. Un applauso signori, un applauso finale.